5 giorni sarà di nuovo campionato Inter-Napoli, è terminata quasi l'attesa, ne parliamo dopo la sigla di Marte Sport Live. Ben ritrovati amici sportivi, amici chiamate il Napoli, buongiorno e buon anno a tutti voi da parte di Massimo D'Alessandro, un saluto speciale a Gigi Soriani che al di là del vetro cura e curerà la parte tecnica di questo programma insieme fino alle 14 se ne avete voglia, naturalmente con la possibilità anche di interagire via WhatsApp al 339-666-9990 oppure più avanti proveremo anche a aprire le linee allo 081-6363-63. Ritorna la Serie A, esattamente tra due giorni sarà di nuovo Serie A con l'anticipo di del turno, il numero 16, Salernitana-Milan, che interessa evidentemente, poi tra l'altro la Salernitana squadra campana per la quale comunque facciamo sempre il tifo, e poi si troverà di fronte una squadra la migliore delle inseguitrici, classifica alla mano, del Napoli capolista. Poi mercoledì il turno proseguirà con in contemporanea ci sarà anche Sassuolo-Sampdoria, proseguirà con Spezia-Atalanta, Torino-Verona alle 14.30, alle 16.30 altre due partite, campionato super spezzatino anche nel 2023, ci mancherebbe altro, bisogna mantenere le tradizioni, soprattutto quelle cattive, sembra una particolarità diciamo a cui tiene molto la Serie A. Roma-Bologna anche alle 16.30 come Lecce-Lazio, poi alle 18.30 altre due gare, Cremonese-Juventus e Fiorentina-Monza, si chiuderà con le due gare delle 20:45 Udinese-Empoli e soprattutto Inter-Napoli. Per parlare del momento degli azzurri, della ripresa che incombe, come sempre chiamato ad aprire Marte Sport Live Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buon anno. Ciao Massimo, buon anno. Ciao, ciao, buongiorno, ben ritrovato. Un piccolo brindisi c'è stato anche ieri a Castel Volturno, ci mancherebbe. Ieri. Adesso sì, la squadra sta allenando, si sta allenando, l'ho fatto anche ieri come avevamo detto, siamo diciamo nel, per usare diciamo un termine di festività, siamo all'antivigilia della partita con l'Inter, domani alle 11 è prevista la conferenza stampa, poi l'allenamento, poi la squadra partirà per Milano e si torna a giocare dopo tantissimo tempo. L'ultima partita del Napoli è del 12 novembre, adesso ci sarà questo appuntamento insidioso, difficile, perché per l'Inter è l'ultima spiaggia, devi vincere per provare a rientrare in ottica scudetto, e vedremo insomma secondo me un Napoli diverso rispetto a quello delle due amichevoli, perché era un Napoli non ancora in forma, qualche passata in avanti dal punto di vista della forma c'è stato già con la Juve Stabia, anche se questa partita, non questo allenamento congiunto, pardon, non lo abbiamo visto, e vedremo insomma cosa accadrà insomma mercoledì sera a San Siro. Beh, l'ultima l'hai ricordato, era il 12 novembre, Napoli Udinese 3-2 con un finale così esatto, diciamolo anche proprio, thrilling. Insomma, il Napoli è stato protagonista di una prima parte di stagione pazzesca, a tratti storica, mi riferisco soprattutto a una vittoria, ad esempio quella a casa dell'Ajax, no? Insomma, quella rimarrà negli annali. È chiaro che la squadra potesse subire un momento un po' di rallentamento, questo è accaduto nella parte iniziale di novembre, in tempo giusto per questa sosta che è stata lunghissima. Ci siamo goduti il mondiale vinto all'Argentina, poi le amichevoli del Napoli, le prime due andate molto bene in Turchia, dove il Napoli ha scelto di fare questa insolita preparazione invernale, le altre due così, campanello d'allarme, diciamo il tintinnio che è suonato secondo me al momento giusto, tensione alta. Ieri sì, Pasquale, certo. A proposito del lavoro a Castel Volturno, dicevamo di questo brindisi, Spalletti ha riunito tutti, la squadra, lo staff, tutti i collaboratori nella sala dove abitualmente noi insomma partecipiamo alle conferenze stampa. Poche parole sentite, immagino, pare che non si sia nominata la parola scudetto, insomma trapelato qualche altra cosa. Adesso si entra in modalità testa bassa che si rigioca, quindi pochi, ovviamente quello che è fatto bisogna dimenticarlo, bisogna andare avanti, è giusto però brindare tutti insieme, come è stato giusto insomma anche celebrare il Natale tutti insieme con quella cena al Teatro Posillipo organizzata da Di Lorenzo, però poi offerta al presidente De Laurentiis. Però adesso bisogna insomma pensare al campionato, perché è vero, hai fatto una prima parte di stagione stratosferica nella storia,
però non hai fatto ancora nulla, quindi servirà l'approccio giusto. Probabilmente, come dicevi tu, le sconfitte in amichevole ti hanno fatto comunque subito alzare il livello della tensione anche inconsciamente. E vedremo poi domani, perché tanto che non parla anche Spalletti, vedremo domani, insomma, anche ecco, le sue parole, capiremo insomma come sta il Napoli. Io credo che la formazione sia quasi fatta, forse il dubbio riguarda Rachmani, ma non perché non sia disponibile. Spalletti ha tutta la rosa a disposizione, capire insomma se secondo l'allenatore ha già il livello giusto per partire a titolare contro l'Inter oppure no. Poi ci saranno i due soliti ballottaggi, quello tra Mario Rui Oliveira e Politano e Lozano. A naso io direi i primi, considerando insomma che, cioè Mario Rui e Politano, considerando insomma che hanno svolto tutta la preparazione con il Napoli, mentre gli altri due sono subentrati insomma alla fine perché hanno disputato il mondiale. Si gioca col 4-3-3, il Napoli ritrova le sue certezze e dovrà però ritrovare il risultato, però questo lo capiremo mercoledì sera. Ecco, provando chiaramente, Pasquale, ti chiedo uno sforzo evidentemente e anche diciamo tra virgolette un rischio, ma a 48 ore da una partita che arriva importantissima, ma dopo 55 giorni di pausa e con gli allenamenti blindati che nessuno vede, è chiaro che ipotizzare una formazione è esercizio abbastanza complicato, però hai già detto tanto. Tre pali chiaramente Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Kim, Juan Jesus, Rachmani, Kim, Mario Rui, Di Lorenzo, Mario Rui sugli esterni, centrocampo Lobotka ovviamente col 68, ma anche Anguissa di rischi, sì. Secondo me è davanti, credo, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Esatto. Questa quella che condivido anch'io, potrebbe essere la formazione del Napoli. Poi decide Spalletti, che ha festeggiato il Capodanno con Belen, o meglio con quelli che hanno partecipato al Capodanno in piazza Plebiscito, giusto Pasquale? Circola questo video, il trenino. Lo hanno trascinato, io l'ho visto intero, lo hanno trascinato a fare anche il trenino, perché lui era seduto e lo hanno trascinato, alzato quasi di peso per fare il trenino, ha fatto il 31, ricordiamo, insomma, erano tutti in città perché l'1 appunto ieri la squadra si è allenata. Ma dov'erano chiaramente a Napoli, non lo so, in zona a Napoli, ristorante. Non lo so, era il gruppo però che poi ha fatto il, come dicevi tu, il Capodanno in piazza, quindi credo da quelle parti, onestamente il locale non lo dobbiamo chiedere a Mastro Andrea e a Critelli. Bravo, esatto, magari me lo fai sapere. Poi c'è un'altra notizia oggi che secondo me è molto importante, perché fa capire insomma poi quanto sia fondamentale acquistare certi tipi di giocatori per sfondare poi in determinati mercati. Oggi il Napoli ha annunciato una nuova partnership, un nuovo sponsor, per farci capire quello che andrà dietro la maglia, sotto il numero, con un'azienda coreana, e non è un caso, che si chiama Dunamo è l'azienda, Upbeat è il marchio insomma che il Napoli avrà sulle maglie. E questo ti fa capire quanto puoi prendere un giocatore importante come Kim Min-jae, che in Corea del Sud è considerato un giocatore molto importante, ti possa poi aprire insomma anche dei mercati. Quindi il Napoli avrà da subito, dalla partita di mercoledì contro l'Inter, questo nuovo marchio sulla maglia, per farci capire da chi ci ascolta dietro il numero. Quindi si chiama infatti lo sponsor della parte posteriore. Leggo dal comunicato ufficiale del Napoli: sarà back of shirt partner, appunto parte di dietro e la maglia partner, e global crypto exchange partner, quindi avrà l'esclusiva delle monete crypto. Non so se tu investi in questa maniera. Per investire ci vorrebbero i soldi. e sarà appunto partner del Napoli in tutte le gare di Serie A, Coppa Italia e amichevoli. Resta dunque esclusa la Champions League, evidentemente. Va bene, Pasquale, io ti ringrazio, ti saluto, grazie per tutte queste informazioni. Ciao, domani Massimo, anche per te giornata intensa di lavoro, giornata di vigilia, conferenza di Spalletti. Va bene. Ci sentiamo domani, grazie. Ciao, Pasquale Tina. Noi ci fermiamo, un pizzico di pubblicità, vi ricordo ancora 339-666-9990 il nostro numero di WhatsApp, potete farci sapere liberamente, ci mancherebbe altro, che sensazioni avete. Insomma, oramai abbiamo fatto tutti i ragionamenti possibili e immaginabili, si è fatto tutte le domande circa il recupero dei nazionali, il fattore psicologico, la lunga pausa, la questione anche fisica da gestire, eccetera. Oramai ci siamo. Cosa immaginate per Inter Napoli? Fatecelo sapere via WhatsApp, leggeremo tra un po' i vostri messaggi. A tra poco.
Marte Sport Live. Napoli. Marte Sport Live. E allora, eccoci rientrati in diretta, 17 minuti dopo le 13, Massimo D'Alessandro in studio Soriani in regia e tanti di voi che attraverso WhatsApp al 339-666-9990 ci hanno prontamente segnalato che il ristorante, il famoso Triennino a Capodanno, quello che abbiamo fatto un po' tutti, Soriani specialmente, a Capodanno, ma una cosa molto, non c'è niente di male, è chiaro. Farlo con Belen è un'altra roba. Dicevo, la location è il ristorante Terrazza Calabritto, uno dei migliori di Napoli, a Piazza Vittoria, zona Chiaia, insomma, che conosciamo un po' tutti, ed è lì che hanno festeggiato tutti i protagonisti, buona parte dei protagonisti del Capodanno a Piazza del Plebiscito, e tra questi c'era anche Luciano Spalletti, questo amico sottolinea, giusto per essere precisi, in questo famoso trenino di Capodanno Spalletti era davanti a Belen e non dietro. Vabbè ragazzi, ma era un innocentissimo festeggiamento di Capodanno, dai, basta, erano tutti a Terrazza Calabritto, ci scrive anche l'amico Cristiano, ma in tantissimi veramente ci avete subito dato la dritta, la notizia che ci mancava. Allora, a proposito delle sensazioni invece, allora, abbiamo superato il nostro record in Serie A di vittorie consecutive, adesso voglio superare quello dell'Inter delle 17, scrive l'amico Dino. E ancora Max, personalmente credo che a Milano stanno fregandosi di paura, è l'anno nostro. E ancora, ciao Massimo, ci sono tanti scenari ma ho un presentimento, scrive l'amico, si firma il criticone, e scrive ho un presentimento molto brutto in caso di sconfitta pesante, mamma mia, ho infatti il timore che il Napoli non abbia né la forza psicologica nell'esperienza per sostenere un eventuale debacle. Spero di sbagliare, caro criticone, lo speriamo fortemente anche noi. In diretta con Marte Sport Live in questo momento c'è Gaetano Fedele Management. Caro Gaetano, buongiorno. Massimo, buongiorno a te, tutti gli ascoltatori, e tantissimi auguri di buon anno. Auguri. E sportivamente che sia uguale al 2022. È vero, parte finale del 2022, il semestre. Esatto. Innanzitutto complimenti anche a te, perché oggi sui social ho ascoltato, ho visto il saluto di Caputo da neo giocatore dell'Empoli. Sì, ecco, ti dico che la cosa strana di Caputo, della parentesi Sampdoria, che quando andò alla Sampdoria fu l'ultimo contratto di quell'anno, perché ricordo che chiudemmo l'operazione alle 19.58 e alle 20 chiudeva il mercato, e quest'anno invece è stata una delle prime, insomma. Esatto, ecco, quindi corsi e ricorsi storici, ecco, ricordiamo che da oggi appunto è aperto il mercato, ma insomma l'argomento Sampdoria ricorre anche per quel che riguarda il mercato del Napoli. Come è noto, l'affare Berezinski Contini è stato diciamo definito, lo possiamo ritenere praticamente fatto, pare che insomma per fine settimana il giocatore Berezinski possa anche mettersi a disposizione di Spalletti, visto che per ragioni professionali la Sampdoria e dunque anche Berezinski l'hai seguito spesso, ci puoi dire qualcosa in più su questo giocatore? Approvi questa operazione? Allora, guarda, io sono obiettivo ed effettivamente, parlando poi di semestri sportivi, è normale che la Sampdoria in questi sei mesi, qualunque giocatore, ecco, è andato in grossa difficoltà, perché ci sono state delle problematiche varie, insomma, non legate soltanto all'aspetto tecnico. È normale che Berezinski oggi, ecco, è un po' l'alternativa che tutti si chiedevano a Di Lorenzo, quindi ecco un giocatore che magari verrà impiegato nel caso in cui proprio dovesse succedere l'imponderabile. Di Lorenzo, non lo dimentichiamo, con tutti gli scongiuri del caso, credo che sia uno degli elementi più utilizzati dal Napoli in generale, già che lui è il capitano, ma per costanza, per serietà, per professionalità. Quindi ecco, parliamo di un giocatore che deve andare lì a riempire la rosa, insomma, un po' un'operazione tipo Juan Jesus, uno dei primi quando venne qui direttamente, chissà quando giocherà fino a fine anno. Parliamo con un giocatore tra virgolette relativamente affidabile, un po' diverso da Di Lorenzo molto più
bravo, diciamo, secondo me, nella zona difensiva. Lui molte volte, ecco, cioè forse è un po' questa una sua pecca, però come dicevo parliamo di un ragazzo che sicuramente non farà parte dei titolari, ma che sarà chiamato all'occorrente, utile, utile, presente quando utile, bravo. Allora, ti sta ascoltando da un po' il capitano Beppe Bruscolotti, caro Peppe, auguri, buon anno. A tutti. Gaetano Fedele, che sentivi per ascolto, che ti faccio salutare sull'altra linea. Ciao Beppe. Capitano, ci siamo, la lunga attesa per il mondiale è finita, il Napoli capolista, dopodomani a casa dell'Inter, che insegue, che è in difficoltà in classifica, è già perso 5 volte, il Napoli deve assolutissimamente riprendere così come ha finito la prima parte della stagione. Per il Napoli è una lunga attesa questa, a prescindere dai mondiali, perché la curiosità, la voglia di ritornare e vedere la propria squadra, perché è tantissima. Tante perplessità, perché la gente chiaramente si domanda come stiamo, come ne stiamo, e le solite cose, ma comunque si sa, la ripresa è uguale per tutti, insomma, è chiaro che chi ha più esperienza, chi ha lavorato bene, sicuramente non avrà di questi problemi. Insomma, Napoli deve difendere quello che è il primato, gli altri devono lottare, perché chiaramente vogliono sgambettare il Napoli, ma credo che il problema è più per gli altri che per il Napoli. Insomma, il Napoli se riprende da quello che, da come si è fermato, insomma, problemi non ce ne dovrebbero essere, però sai, questa le lunghe attese poi, insomma, non sappiamo, quindi ci vuole il ritmo partita, quindi le prime gare è come se fosse l'inizio del campionato, credo. Senti, capitano, però nel periodo d'oro degli scudetti di Maradona, soprattutto, il Napoli spesso, dopo la pausa per le feste di Natale, un famoso panettone, arrivava sempre col panettone e i suffoli sullo stomaco, e guarda caso proprio a giocare spesso le partite a Milano. Non ne voglio parlare proprio per scaramanzia, quindi queste cose qua lasciamole al passato. Ecco, ma anche perché è tutto cambiato, insomma, la pausa è stata diversa. Diciamo la verità, Massimo, il Napoli è consapevole delle proprie forze, come dicevo prima, quindi è arbitro di se stesso, quindi si deve preoccupare più gli altri che il Napoli, insomma. Senti Gaetano Fedele, ma sei d'accordo? Io penso con me sul fatto che almeno la prima, spero davvero di non sbagliarmi, il Napoli la giocherà al massimo, perché i giocatori stessi non vedono l'ora, soprattutto quelli che non hanno partecipato al mondiale, e nel Napoli sono la stragrande maggioranza, non vedono l'ora di tornare di nuovo a competere. Per cui io, dal punto di vista motivazionale, psicologico, eccetera, non ho alcuna preoccupazione in chiave Napoli. Allora guarda, io ti dico un po' il mio pensiero, principalmente. È normale che ci sia una gran voglia da parte di tutti, da detti ai lavori, diretti interessati e tutti, però io vorrei fare un discorso un po' più specifico, nel senso che ora il campionato va anche letto, interpretato e gestito, nel senso, ci sono delle partite dove non devi assolutamente perdere, e una di queste è quella di San Siro, perché mantenere i diretti, diciamo, individui più sondidali a tali distanze per noi è un vantaggio, quindi ecco, mi auguro ci sia molta intelligenza nello sfruttare questo vantaggio, ecco, e non vengono fatte cose scellerate, perché ecco, abbiamo un mese molto particolare, si gioca con l'Inter, si gioca con la Juve, si gioca con la Roma, sono tre partite che ci faranno capire molto di quello che accadrà dopo, quindi ecco, sicuramente si andrà a mille, però usiamo sempre la metodologia italiana, che ecco, certo, andiamo lì con ipoteticamente due risultati alla nostra portata, il problema lo hanno loro, è vero, che se sono fuori, se perdono sono fuori, quindi ecco, giocheranno in maniera diversa sicuramente. Capitano, sei d'accordo? Sì, giustamente le motivazioni ci sono da una parte e dall'altra, una deve recuperare, l'altra deve difendere, quindi non lo so, credo che la squadra che ha più tranquillità potrebbe essere il Napoli, perché ti ripeto, insomma, dalla classifica per certi versi, insomma, come ho detto prima, dovrebbero preoccuparsi più.
Senti, ci sarà di nuovo ovviamente questo scontro Skriniar con un po' con Kvaratskhelia e un po' anche con Osimhen, insomma, capitano, quell'episodio brutto dell'incidente occorso all'attaccante del Napoli, sono quelle situazioni che poi restano nella testa? Beh, non lo so, dipende poi, sai, dal singolo. Chiaramente ognuno di noi c'è un proprio essere, un proprio carattere, c'è chi riesce a cancellarle determinate cose, chi magari può avere un momento così, ma non credo, perché poi a distanza di tempo, insomma, la cosa importante è essere presenti, insomma, e quindi credo che non crea nessun problema, insomma. Gaetano Fedele, mi dici qual è il tuo centrocampista preferito tra questi sei? Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Lobotka, Çalhanoğlu, Anguissa? Allora, preferito e importanti per la squadra in questo momento, perché sono due cose diverse. Ti dico che in questo momento, secondo me, Lobotka, che potenzialmente magari è quello che ha meno qualità di quelli, in questo momento nel Napoli è un giocatore determinante. Logico che Zielinski invece è uno di quelli che può determinarlo, che okay, è uno di quelli che in zona gol effettivamente può far male. Quindi ecco, c'è una duplice interpretazione. Lasciami un secondo per dire una cosa, però su una tua domanda che hai fatto prima, che mi è piaciuta molto, riportando il calcio ai duelli. C'è bello quando interpretiamo le gare anche con i duelli. Quindi perché quello che secondo me sarà l'elemento determinante, cioè come il singolo supererà l'avversario di pari livello o un po' più forte, un po' più meno, però che fa la differenza. Quindi questo Osimhen Skriniar mi è piaciuto molto, due giocatori di fisico, di struttura, certo, di cattiveria agonistica giusta, che andranno a mille sicuramente. Gaetano, un abbraccio, ancora auguri. Grazie, ci sentiamo presto. A tutti. Grazie. Grazie a Gaetano Fedele. Senti, Beppe, invece tu mi dici qual è il difensore che preferisci tra questi sei? Juan Jesus, Skriniar, Rachmani, Acerbi, Kim, Bastoni. Ma io credo che i nostri, non perché giocano nel Napoli, però Kim credo che sia stata una sorpresa, diciamo all'inizio, ma adesso è una realtà, perché è un giocatore che c'ha un po' di tutto, c'ha la vecchia maniera del difensore e anche il moderno, quindi racchiude gran parte, insomma, di quello che è la figura del difensore proprio, e quindi lui credo che sia diverso, al di sopra di tutti. Non difetta anche in cazzimma, no, tra virgolette, no, c'è anche quella furbizia, dicevo, c'è tutto perché sa leggere i momenti della gara, quindi di conseguenza sa comportarsi, sa gestire, sa appoggiare, nello stesso tempo spazza via, insomma, come si faceva una volta in momenti di bisogno. Capitano, anche la forza non gli manca, insomma, il carattere, c'è un po' di tutto questo ragazzo. Capitano, un abbraccio affettuoso, ti auguriamo veramente uno splendido 2023. Grazie, a presto. Grazie al capitano Peppe Bruscolotti. Allora, continuano ad arrivare tanti messaggi. Allora, scrive questa amica, lungo messaggio di San Gennaro Junior da Santa Maria Capovetere. Buongiorno a tutti, buon anno. Spero leggiate un messaggio di una tifosa donna, poiché mio marito, ma non capisco. Allora è una tifosa donna. Scrive: poiché mio marito, la tifosa ventennale curva, mi prende sempre in giro quando commento le partite. Spero che leggiate appunto il mio messaggio, scrive questa signora tifosa. Comunque, secondo me il Napoli ha tutte le carte in regola per battere questi Inter altalenante, ma la domanda da fare non è se riuscirà a vincere, ma se lo faranno vincere, visto che tutti stanno Sky, DAZN, i tifosi apolidi vari, aspettando la sconfitta del Napoli, e soprattutto Spalletti, con il rientro di tutti i titolari, cambierà qualcosa dalle ultime partite amichevoli? Si chiede questa amica. Un saluto a tutti. Ah, ecco, Nunzia Gennaro e Gennaro Junior da Santa Maria Capovetere. Noi salutiamo. Cambierà qualcosa dopo le ultime partite amichevoli perse? No, secondo me il Napoli ripartirà al 4-3-3, da quello che sapeva, e sicuramente sa
ancora fare. Sul discorso che adesso, come si dice in maniera gergale, tutti tirino i piedi al Napoli, ragazzi, ma è normale, ma è la logica, perché altrimenti il racconto di questo campionato, numeri e la classifica alla mano, non avrebbe più storia, per cui è logico che ci sia tutto un movimento che spera che la capolista, abbondantemente avviata verso una cavalcata trionfale, abbia, diciamo, qualche difficoltà. È assolutissimamente tutto logico. Non crediate che qualcuno ce l'abbia particolarmente con il Napoli. Certo, insomma, qualcuno, magari il Napoli, i nostri colori, eccetera, non sono particolarmente simpatici, ma questo è un altro argomento. L'atteggiamento sarebbe, come lo è stato anche in passato, esattamente lo stesso da parte dei media se a 8 punti sulla seconda ci fosse o la Juventus o l'Inter, il Milan, ma anche il Sassuolo o qualsiasi, no, magari squadre di seconda e terza fascia farebbero simpatia, no? Ecco, provo a fare un ragionamento così più ampio. Vabbè, ne parliamo tra poco con altri due ospiti. Voi nel frattempo potete continuare a scriverci al 339 666 9990, pubblicità. Marte Spotlight. Marte Spotlight. E allora, nuovamente in diretta dallo studio centrale di Radio Marte, Massimo D'Alessandro in studio, sono le 13:34 e tra due giorni ricomincia il campionato, anzi tra due giorni sarà già ricominciato il campionato di Serie A. Ne parliamo con il collega della Gazzetta dello Sport, Vincenzo D'Angelo. Caro Vincenzo, buongiorno. Ciao Massimo, buongiorno a te. Auguri agli ascoltatori. Auguri, buon anno, buon anno. La speranza ai nostri ascoltatori è che ricominci l'anno in maniera positiva, così come si era chiuso calcisticamente il 2022 per i colori azzurri. C'è però l'Inter che ha fame di punti e deve tentare di recuperare. L'Inter che sembra non conoscere la parola pareggio in campionato, 5 sconfitte, nessun pareggio appunto, il resto vittorie, che però non sono bastate alla squadra di Inzaghi a rendere interessante la classifica quest'anno, nonostante partisse con i favori del pronostico. Possiamo dirlo questo? L'Inter era la favorita quest'anno? Ma dopo l'annuncio del ritorno di Lukaku sicuramente sì, ecco, più o meno c'era l'ossatura della squadra che aveva vinto lo scudetto la stagione prima con Conte, e comunque c'è ancora l'ambizione, la convinzione di poter recuperare. Chiaramente l'Inter è già a spalle al muro, perché comunque, pur essendo alla quindicesima, avendo giocato solo 15 partite, ma se non dovesse vincere contro il Napoli, quindi approfittare tra virgolette dell'occasione dello scontro diretto in casa, rimanere a 11 punti di distacco dopo 16 giornate, e comunque con anche Milan e Juve di mezzo e anche la Lazio in momento di classifica, chiaramente bisognerebbe realisticamente pensare che il campionato, insomma, difficilmente potrà conquistarlo, mentre chiaramente il Napoli vincendo a San Siro darebbe secondo me un segnale molto molto forte alle concorrenti, e anche a chi magari spera che la pausa possa aver, no, un po' rallentato questa cavalcata straordinaria che ha fatto il Napoli nei primi mesi, non solo in Italia ma anche in Europa. Ecco, tu a proposito di Europa, oggi ricordi ai lettori della Gazzetta dello Sport che il Napoli è l'unica squadra imbattuta nei 5 maggiori campionati europei, dal momento che ieri il Paris Saint-Germain ha perso la sua partita in campionato, e ricordi che il Napoli appunto da record, che c'è il rientro di Kvara dopo le 3 partite saltate dal georgiano per infortunio, e poi parli di questo interessante confronto in campo che ci sarà con Skriniar, con Kvaratskhelia ovviamente, ma anche con Osimhen. Poco fa ricordavamo anche l'episodio dell'incidente che ha costretto il nigeriano poi a indossare, innanzitutto a sottoporsi a un intervento chirurgico
del tutto fortuito quell'incidente, problema occorso a Osimhen causato da Skriniar in maniera involontaria, però intervento chirurgico particolare, poi la mascherina ormai anche un vezzo ritengo, oltre che importante per proteggere il volto dell'attaccante del Napoli. Trovi che lì sarà la chiave per l'Inter riuscire a fermare soprattutto Kvaratskhelia? Vincenzo? Ma io credo onestamente che sarà una partita molto tattica. Spalletti sappiamo quanto sia scrupoloso e meticoloso nello studio dell'avversario, nel andare a cercare poi i punti, no? dove poterlo sorprendere. Sicuramente ci sarà una partita di duelli, e uno dei duelli più interessanti potrebbe essere proprio Kvaratskhelia-Skriniar, perché comunque l'Inter è abituata ad andare molto sulle fasce, a tenere spesso gli esterni, quindi Dumfries e Di Marco, molto alti, e quindi andare a cercare quella zona alle spalle dell'esterno e chiamar fuori il braccetto, come si dice, difensivo nell'uno contro uno, dove Kvara ha dimostrato di essere un plus per questo Napoli, ma di essere veramente un giocatore devastante. Ecco, quella chiave lì potrebbe essere decisiva sicuramente, ma credo, ecco, ripeto, che sarà una partita molto tattica, ed è una partita che rievoca, no, tanti ricordi, hai detto bene, di Osimhen, del suo infortunio, possiamo girarla nella parte dell'Inter anche con Lautaro, Napoli a San Siro, in quella notte un po' triste, no, che ci ricordiamo, con degli incidenti fuori, è meglio soprassedere. Ecco, ritornando al campo, quella fu la prima notte di Lautaro interista importante, perché fu il primo gol contro una big in un big match, una sfida importante per la classifica, e Lautaro è un giocatore che a Napoli ha fatto male altre volte. Adesso vedremo come starà fisicamente, perché Lautaro ha iniziato soltanto l'altro ieri ad allenarsi con la squadra. Dzeko è comunque un mese che si allena bene, tutta la ripresa l'ha fatta praticamente da solo, e tutti attendono con ansia questo ritorno di Lukaku, un altro giocatore che nella prima parte del campionato si è visto pochissimo, solo 4 presenze in campionato. Io ti ringrazio molto, Vincenzo, ti auguro buon lavoro dopodomani chiaramente a San Siro, ti leggeremo sulla Gazzetta dello Sport, ancora auguri. Auguri a voi e ai vostri ascoltatori, alla prossima. Grazie davvero, e buon anno a Vincenzo D'Angelo, la Gazzetta dello Sport, e buon anno anche a mister Carlo Muraro, che è in diretta con noi. Mister, buongiorno. Auguri a tutti voi. Auguri, insomma, da giocatore una bandiera è l'Inter, oltre 150 presenze con la maglia, da calciatore con la maglia dell'Inter. Sentiva in preascolto il collega D'Angelo sottolineare i dubbi che ci sono in casa Inter sulle condizioni di Lautaro, che è rientrato da poco dalle meritate vacanze dopo il mondiale splendido giocato dalla sua Argentina, e poi i dubbi su Lukaku. Ma che succede a questo giocatore? Ma vista la sua struttura, credo che quando gli capita un infortunio muscolare c'è da preoccuparsi, perché ha grande struttura muscolare e dipende anche dall'entità dell'infortunio, però credo che abbia più difficoltà a recuperare rispetto a uno normale muscolarmente. Poi, non avendone mai fatti prima troppi, probabilmente gli manca forse anche l'esperienza nel recuperare, e io in questo senso ne so qualcosa, perché ne ho subiti tanti anch'io di infortuni muscolari. Non bisogna mai aver fretta di recuperare velocemente, bisogna dare tempo a riprendere tutti i toni muscolari. Beh, è chiaro che l'Inter aveva puntato moltissimo sul ritorno di Lukaku, sulla voglia di questo giocatore di rilanciarsi dopo, diciamo, l'annate così vissute in Inghilterra. Finora fondamentalmente è questo che non ha che è venuto meno, no? Diciamo, ad Inzaghi. E quindi caratterizza in negativo la classifica dell'Inter, è d'accordo? O c'è dell'altro? No, io direi che quello che chi ha giocato al posto di Lukaku abbia reso
benissimo, nel senso ha dato consistenza comunque al reparto offensivo, no? Dzeko è un grande giocatore, avrà la sua età, però è uno che incide sempre in campo, no? In tutte le zone del campo. Secondo me l'Inter è mancata sotto l'aspetto difensivo, prende gol anche evitabili certe volte, ed è una cosa che non si può permettere contro il Napoli, no? Visto il potenziale offensivo che ha la squadra partenopea. E qui, quindi per quello, secondo me, per me è quello il motivo per quale l'Inter è molto indietro rispetto a Napoli e Milan. Ecco, lei è un allenatore, è chiaro che tutti quanti siamo in attesa di capire quale sarà la reazione sul campo, ma non solo dei giocatori del Napoli, ma anche quelli dell'Inter e di quelli di tutte le altre squadre dopo questa lunghissima e inedita pausa invernale del campionato italiano. Lei ha un'idea per quel che riguarda l'Inter che il Napoli si ritroverà di fronte? Qual è ma presta poco la squadra è quella, no? Quando stanno tutti bene fisicamente, credo che la squadra titolare è quella che ha giocato anche le ultime partite. C'è da tenere presente anche il rientro di quelli che hanno disputato il mondiale, tipo Brozovic e Lautaro Martinez, quelli più impegnati della squadra interista. C'è da tener conto l'aspetto fisico, però ricordo che anche bisogna tenere conto dell'aspetto dello stato d'animo, del morale. Lautaro Martinez ha vinto il campionato del mondo, insomma. Io credo che quello sia una grande spinta, ecco, per il prossimo futuro. Brozovic è arrivato terzo, credo meglio di così non potessero fare al mondiale i due giocatori, e potrebbero essere anche quelli che danno, secondo un po', di anima alla loro squadra, alla forza di recuperare, insomma. E i valori dell'Inter si conoscono, poi, perché è composta da grandi giocatori, se stanno tutti bene anche fisicamente, e questo io credo sarà così, perché tanti hanno avuto il tempo di recuperare e di allenarsi molto con la squadra, e quindi mi auguro di vedere una gran bella partita, perché il Napoli, secondo me, quello lo trovo scontato che giocherà una grande partita. A distanza di molti anni, caro mister Muraro, vuole chiedere scusa ai napoletani? Perché? No, io lo sto dicendo con il sorriso sulle labbra, perché l'amico Fabio, mentre amabilmente chiacchieravamo con lei, ci ha segnalato via WhatsApp che lei intossicò, come si dice da queste parti, il Natale ai tifosi del Napoli nel 76, perché il 19 dicembre del 76 in un Inter Napoli al Meazza lei segnò due gol. No, infatti anche il primo gol in Serie A segnai. Ah, quello era anche il primo, è proprio con Napoli. Sì, a Carmignani. Partita, l'amico Fabio, la memoria di ferro, giocato appunto, era la decima di campionato quella stagione 76-77, al Meazza, Inter batte Napoli 3-2, Muraro al settimo, Oriali al diciottesimo, poi rigore di Savoldi per il 2-1, poi nel finale altro gol di Muraro 3-1, e nell'81esimo un gol di Vinazzani che però non aiutò il Napoli a pareggiarla, non riuscì il Napoli a portare via punti. È stato un bel ricordo, quando si fa il primo gol credo che se lo ricordino tutti, no? Vabbè, ci fu poi la pausa per Natale, ecco perché l'amico Fabio dice Natale. Poi mi fece bene, perché la partita dopo ne feci tre alla Roma, è quindi. è vero, ecco, tripletta alla Roma, un momento pazzesco, esatto. Di Muraro, l'avessi saputo non l'avrei chiamata. no scherzo. No, poi con Napoli ho sempre avuto la possibilità di giocare in buone condizioni e di fare anche gol, perché una doppietta la feci anche a Napoli quando vincemmo 4-3 nell'anno della vittoria del campionato. Il Napoli giocava, era in pericolo retrocessione, non so se lo ricordate. Insomma, io ero troppo giovane per ricordarlo, ma ho sempre saputo, sono cresciuto sapendo che Muraro era un grandissimo calciatore, buonissimo, no, è la verità. Muraro, io la ringrazio moltissimo, tanti auguri. Grazie a voi di avermi invitato. Ci sentiamo presto. A tutti quelli che ci ascoltano. Grazie, mister Muraro. Arrivederci. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Poi, come sapete, c'è l'impossibilità per i residenti in Campania di acquistare il biglietto per la partita di mercoledì sera al Meazza. Però. Inevitabilmente saranno in tantissimi che in un modo o in un altro
sono riusciti o riusciranno nelle prossime ore a mettere le mani su un tagliando per quella partita che potrebbe rappresentare tantissimo per l'Inter, perché l'Inter se perde è tagliata fuori sicuramente dallo scudetto e probabilmente anche dal discorso Champions League, ma potrebbe rappresentare moltissimo in positivo anche per il Napoli conseguentemente. Insomma, noi tra un po' avremo in diretta un tifoso speciale VIP che ce l'ha fatta, nel senso che già con ampio anticipo si è organizzato e al Meazza in tribuna per spingere gli azzurri dal vivo ci sarà, come ci saranno tutti quanti gli altri, inevitabilmente, ancorché sparsi in vari settori, saranno secondo me almeno 2.000, 3.000, 4.000 in un San Siro comunque tutto esaurito, perché è big match, è super match mercoledì sera Inter-Napoli, match che Radio Marte ovviamente seguirà come sempre con un ampio pre e post gara. Pubblicità. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Nuovamente in diretta su Marte, Marte Sport Live del mattino, vi ricordo l'edizione serale delle 20, dalle 20 alle 21 saremo nuovamente in onda con tutte le ultime sugli azzurri che preparano la ripresa Inter-Napoli, pensando anche un po' al mercato, perché praticamente è conclusa, come sappiamo, l'operazione che porterà in azzurro Berezinski, tra non molto, nelle prossime ore si concretizzerà questo affare, e poi c'è il discorso Unai numero 8 del Marocco, questo ragazzo che interessa molto, aggiunto lì al Napoli, pare però più per la prossima stagione che per il mese di gennaio, e poi c'è Demme che alla fine potrebbe essere ceduto, e può cambiato un po' il desiderio del centrocampista italo-tedesco e quindi potrebbe essere accontentato dal club. Allora, però, tornando alla super sfida di mercoledì sera e tornando al discorso del tifo, gli appassionati, della impossibilità per i residenti in Campania di partecipare attivamente, e a proposito invece di quelli che si sono organizzati per risolvere questo annoso fattaccio, in diretta con noi in quest'ultimo blocco di Marte Sport Live c'è il professore Bruno Siciliano, che molti di voi conosceranno, tifosissimo e anche super esperto. Allora, il prof, non so se è già in diretta con noi. Prof, ci sei? No, tra poco lo attiviamo il collegamento col professore di robotica Bruno Siciliano. Prof, ci sei? Sì, ci sono. Ah, ci sono, salve, ottimo. Buongiorno, tanti auguri innanzitutto, buon anno. Buon anno a te e a tutti gli ascoltatori di Marte Sport Live. Allora, è terminata l'attesa, scommetto che proprio non ce la facevi più. Assolutamente, spasmodica, contavo i giorni, i minuti, veramente non ce la facevo più. Ora sono in fibrillazione perché domattina parto. Ecco, ricordiamo che il prof Siciliano si vanta, ma con la modestia che lo contraddistingue, della un'unica assenza quest'anno al seguito del Napoli, vale a dire la gara di ritorno con Liverpool, esatto, l'unica sconfitta degli azzurri, mentre per Milano hai già pianificato tutto? Sì, no, domani pomeriggio ho un incontro con una azienda, diciamo, costruttrice di robot, perché facciamo praticamente un webinar moderato da un giornalista del Sole 24 Ore sulle prospettive dell'impiego di robot umanoidi nelle fabbriche, nell'industria praticamente. Quindi c'è questo impegno di lavoro. E poi ovviamente mercoledì in religiosa fibrillazione per San Siro, insomma, ho avuto un invito direttamente dall'Inter. Addirittura, è una sorta di sfida o un gesto carino sicuramente, cioè, ma com'è che arriva direttamente dall'Inter? Tramite una persona vabbè, non entriamo in dettaglio. Senti, prof, ma facendo una parentesi relativa ai robot, ma col calcio no? Col calcio non c'è possibilità di applicazione, diciamo, nessun. Le tecnologie robotiche possono essere utilizzate, no? Per tutto ciò che riguarda la parte sensoriale, esoscheletri, droni e così via. Certo. Però pensare veramente, diciamo, al robot, cioè in fase di training e di supervisione delle prestazioni, questo senz'altro.
questo diciamo è senz'altro fattibile, anzi alcune tecnologie vengono già usate, certo, per la verità. Certo, certo, un coaching robotizzato, diciamo, questo sì, questo sì, sì. Sì. No, però vabbè, ma sul insomma, campo sì, durante la partita ci limitiamo al pallone col chip dentro e col mille con telecamere per il VAR, che quello diciamo è come tu ben sai, il come dire, il calcio vero è quello visto allo stadio, nonostante poi non ci siano i replay, i VAR, tutte le immagini così, però insomma il calcio vissuto allo stadio è un'altra cosa, insomma, tra l'altro nei primi 5-10 minuti ci si rende conto solo allo stadio come sta messa la squadra in campo, no? Ecco, ma a proposito di questo, secondo me dovrebbero in Italia provvedere quanto prima a mostrare le immagini del VAR sui maxi schermi presenti negli stadi, vero, perché questo vero, secondo me è una come dire, è un handicap che hanno i tifosi, che invece si prendono la briga di impegnarsi, procurarsi il biglietto, acquistarlo, andare allo stadio, prendere il freddo, talvolta la pioggia eccetera, e poi non vedono le immagini del VAR che quelli a casa invece possono vedere. È infatti, è un controsenso assoluto. Apprendo la decisione diciamo del VAR quando sono in tre, per esempio a Roma, alta trasferta vietata comunque, sì, da diciamo da noi onorata, quando diedero il rigore per il fallo di Rui Patricio su Dombele, mm-hmm, poi io dalla chat dei tifosi, certo, capii che certo, poi l'avrebbero certo, levato, cioè, non ha cosa senso, invece... non è uno dei tanti nonsense diciamo relativi al calcio. Senti prof, ma sensazioni allora diciamo io penso che diciamo se noi giochiamo per vincere sicuramente poi non perdiamo, ecco, insomma io spero che entrino con la determinazione e la ferocia con cui hanno giocato tutto sommato tutte le partite, forse giusto nell'ultimo paio di partite c'è stato un minimo di stanchezza, no, che è emersa, però sono convinto che il buon Spalletti avrà ricompattato il gruppo. E io ho delle ottime sensazioni personalmente, le prime tre in Lombardia le abbiamo vinte, insomma, facciamo la quarta e poi la quinta capita in un momento topico, no? Perché quella partita di Monza potrebbe essere, vabbè, non dico niente, insomma. C'è tutta l'Italia calcistica che chiaramente, ma direi anche in maniera abbastanza logica, tifa affinché il Napoli si ripresenti molliccio, con la testa altrove, con le gambe un po' così, e che quindi dia una chance all'Inter mercoledì e alle altre in seguito. Sì, allora sulla carta il Napoli è più forte, diciamo, come uomini, come gioco non ci dovrebbe essere, però indubbiamente la pressione dello stadio si farà sentire, e immagino, credo che gli arbitri non sono stati ancora resi noti. Ieri leggevo il nome di Sotta come possibile candidato. Io spero appunto che l'arbitro non influisca sul risultato della partita, perché diciamo negli ultimi anni il Napoli secondo me è stato un po' penalizzato a Milano proprio nella partita con l'Inter. Io ricordo i falli a ripetizione di Bastoni su Lozano impuniti, quelle espulsioni di Insigne, anche l'anno scorso ci furono un paio di decisioni dubbie, nonostante il fatto che poi con quelle ultime due occasioni di Mario Rui e Mertens nella partita addirittura l'avremmo non solo pareggiata, ma avremmo dovuta vincere con l'Inter, eravamo 10 contro 11, no, se ricordo bene. Insomma. Sì, sì. Hai fatto benissimo, prof, a ricordare, a fare questa sottolineatura relativa alla preoccupazione arbitrale, che è un argomento, io lo ripeto, da quando è esploso lo scandalo D'Onofrio mi sono ripromesso di ricordarlo ogni giorno, visto che i media nazionali, ma non solo quelli che si occupano di sport, invece questo caso clamoroso di un procuratore federale degli arbitri del calcio in Italia era un narcotrafficante internazionale, come se quella cosa non fosse accaduto, mi preoccupa invece molto, perché c'è stato, ha impiegato 2 mesi poi per dimettersi, ma che le dimissioni di Trentalangelo arrivate ovviamente con ampio ritardo, ma anche giustificate dal punto di vista suo, perché lui continua a insiste sul fatto che non lo ha preso lui questo D'Onofrio, ma altri che invece sono ancora interni evidentemente all'AIA, ma comunque le dimissioni del presidente non risolvono la questione, c'è stato e c'è ancora probabilmente, mi auguro, un vuoto di poteri, speriamo che tutto fili liscio e che questa vicenda non remi contro l'attuale capolista. Prof, io ti ringrazio, ti saluto, buon divertimento, dico solo questo.
Grazie, speriamo bene, ci sentiamo al ritorno. Ci sentiamo allora. Presto. Grazie al professore Bruno Siciliano. Grazie, forza tanti auguri, buon anno. Comunque e dovunque. Sempre, sempre. Grazie a tutti quanti voi per l'attenzione, stanno per entrare qui al mio posto in studio Marta Martinez e Gigio Rosso, saluto Soliani in regia, a cui qualcuno fa gli scherzi, poi se la prende con me, non lo so. Vabbè, stiamo scherzando naturalmente. Da Massimo D'Alessandro è tutto, ci sentiamo stasera per le ultime Marte Sport Live delle 20. Ciao!